dedicato questo spazio al tema dello sport, antirazzismo e all'accoglienza. Giornata dell'accoglienza, che l'abbiamo definita un'accoglienza senza se e senza ma, perché vogliamo che tutti trovino cittadinanza e che vengano rispettati le diritti di cittadinanza in Italia. Giornata, volevamo dire due cose, anche perché come polisportiva antirazzista Sata Shakur, Centro Sociale Asilo Politico e Associazione AFA e Associazione Diapo, che sono un po' gli organizzatori di questa parte di Corso Can Alberto, è da oggi alle 5:30 che stiamo un po' improvvisando alcune attività. Abbiamo iniziato oggi pomeriggio con l'attività dei giochi per i bambini che sta proseguendo. In più il nostro obiettivo era quello di mettere a valore tutta la ricchezza di questo quartiere, ricomponendo un melting pot che ovviamente è composto da tantissime culture differenti. Innanzitutto la locazione che abbiamo scelto qui nel quartiere Piano non è certo un caso, insomma. Sapete tutti voi, se siete qui di Ancona, ovviamente, quanto questo quartiere in passato abbia dato modo di parlare di sé. Spesso e volentieri, insomma, si è accostato il nome di questo quartiere a problematiche legate all'immigrazione, alla delinquenza, e insomma si è messo spesso in luce, si sono spesso messi in luce gli aspetti più negativi di quello che è poi la vita reale di quello che è questo quartiere. Pieno di culture diverse, di realtà diverse, di persone diverse, che però proprio perché sono diverse sono più ricche di altre che invece in modo monotono hanno solo una conoscenza della propria magari cultura, della propria lingua, e non hanno incontri con altri. Quindi è un quartiere che dovrebbe essere fortunato per questo, perché si sente, perché ha la possibilità di vedere persone di diverso tipo. Buonasera a tutti. Presenterò la bevanda argentina, che è molto tradizionale e si beve in tanti amici. Allora, il pongo si chiama questo, che è una specie di bicchiere, che introduco la bombiccia, che è una canuccia, ok? Allora, si beve compartendo con tutti gli amici, si può bere amara, senza zucchero o con zucchero. Con zucchero perché è dolcezza, senza zucchero, vabbè, dipende dal stato d'animo. Già dai portieri si capisce come è composta la nostra squadra. Vieni, vieni, vieni. Ok. Vuoi dire qualcosa? Ok. Grazie, Ecle. Passiamo ai difensori della squadra. Nadim Mao, senegalese. Coman Daniel, venite pure qua. Romero. Prifty Ervis, albanese. Salazar Gheorghe, che è anche il capitano, peruviano. Pugnalone Gabriele. Lucian Radu, rumeno. Chari Makram, che è tunisino, anzi è oggi nazionalità italiana. Donald Quim Fak, che è camerunese. E questi sono i difensori. Innanzitutto le risposte che
i comuni, che le associazioni, che tutto il mondo che ruota intorno alla politica e all'associazione dei cittadini debba un po' respingere quello che è il canovaccio che è stato fino ad oggi presentato, di ghettizzazione di quello che è un quartiere che è sì fortemente abitato da componenti di stranieri, ma che necessita di una risposta che è diversa da quella che è stata fino ad oggi proposta. Cioè non è con la sicurezza, non è con la risposta securitaria, non è con l'aumento della polizia, non è con l'aumento dei controlli che si risolvono problemi che covano, che sono enormi, che sono legati sia all'immigrazione ma soprattutto anche alla precarietà. Per la gran parte degli studenti universitari, che sono per la gran parte un'altra volta dell'Univpm, quindi la Politecnica delle Marche, qua in Ancona. Però non solo, ci sono giunti alla nostra cosa anche altri ragazzi di origine stranieri che sono loro lavoratori. Quindi niente, noi lavoriamo sull'ambito dell'integrazione. L'integrazione tramite la cultura, tramite lo sport, tramite anche la sensibilizzazione, perché purtroppo abbiamo notato che l'ignoranza è all'origine di tantissimi magari disagi. Se uno non sa, appunto non sa, magari se uno conosce meglio chi siamo noi, stranieri, la nostra storia, cosa facciamo, magari gli viene più facile magari socializzare e accettarci. Cercare di sostenere tutte quelle realtà come quella che c'è qua dietro, questa splendida squadra, ma soprattutto le attività che tutti i giorni si fanno, fa Sport alla Rovescia, fanno le associazioni come Sport alla Rovescia e anche la WISP, per cui anche io lavoro, e cioè cercare di sostenere la possibilità di fare sport, perché il problema è che poi sappiamo benissimo, le palestre costano tanto, fare danza non costa tanto, allora in una situazione di crisi che cosa fanno le famiglie? Naturalmente hanno difficoltà a mandare i propri figli a fare sport, a fare magari le cose che gli piacerebbe, no? E quindi bisogna sostenere tutte quelle associazioni, quelle realtà che fanno le attività sportive, le attività culturali dal basso a costi sostenibili, perché possono favorire in questo modo la conoscenza fra le persone. Ricordiamo tutti che in questo momento Rossio, la nostra amica argentina, ci sta spiegando e offrendo, diciamo, il mate, che è una bevanda tipica non solo argentina, vero? No, c'è anche il Paraguay, che è nata nel Paraguay, e poi si beve molto l'Uruguay, Cile e una parte del Brasile. Fa parte di questa squadra che da 3 anni fa abbiamo come Alessio come presidente, che dal nulla ha creato questa squadra, di cui sono orgoglioso e contento di essere il capitano. Grazie. Sì, che poi è una particolarità, è una squadra effettivamente di questo quartiere, perché il 70-80% dei ragazzi vive proprio qua in corso Callarverde, in via Giordano Bruno, quindi zona Piano. Tante culture, tante differenze si trovano qua stasera a parlare del linguaggio universale attraverso la musica, attraverso il cibo, attraverso una contaminazione che avviene in strada come dovrebbe essere normalmente. Amore, amore.
nostri bambini cosa fanno? Vanno a scuola e a scuola cosa hanno? Hanno bambini di diversi colori, di diverse realtà, di diverse culture, e il fatto di conoscersi e di giocare insieme, no? Gioco anch'io, come dice la maglietta che a qualcuno non, ce l'ha più, non c'è più adesso, giocare insieme, fare sport insieme, studiare insieme, ma giocare anche le cose più semplici, non necessariamente in una squadra, anche appunto a campana, in mezzo alla strada come facevamo poco fa. Quello è il modo attraverso cui si costruiscono le relazioni. Questo spaccato in cui tantissimi ragazzi africani dell'America Latina sono venuti qua oggi, hanno presentato i loro balli, le loro musiche, eccetera, volevamo anche lasciarvi dei contenuti. Grazie. Proprio perché ci piace valorizzare la cultura, ma ci piace anche valorizzarla non solo come un elemento folkloristico, ma anche spiegando ovviamente anche i passaggi di tante persone che attraversano le frontiere e qual è un po' la loro situazione specifica. L'obiettivo è una migliore integrazione, allora abbiamo pensato di farla anche dal punto di vista culinario, e quindi presentiamo un riso di origine senegalese fatto a base di carne e verdure e altre spezie, e un dolce fatto a base di couscous, yogurt e tante altre piccole sorprese da scoprire mangiando. Siamo adesso ai centrocampisti, Omokaro Israel nigeriano, Urena Arnold che è peruviano, Sergio Jefferson che è peruviano, Palombi Alessandro, Campanella Cristian, Gini Erindi e Awa Caleb Cagra che è appunto connazionale del ministro dell'integrazione garese. Mi chiamo Caleb, sono danese. Erindi, albanese. Alessandro, italiano. Ok, anche Enrico Giaccaglia che mi sono dimenticato, perché poi vieni qua Enrico. Lui in realtà è del Rio della Fettina, è del Viale. Quindi è il vero immigrato. Anche portare avanti delle problematiche inerenti agli studenti, che purtroppo non veniamo trattati a pari con gli studenti italiani. Mi spiego, per esempio la tessera sanitaria per noi costa sui 386 euro per uno studente che non è borsista, per esempio, e poi scade col permesso di soggiorno. Quindi se c'è un permesso di soggiorno che va fino a, mettiamo, maggio, te paghi la tessera sanitaria a gennaio, scade a maggio, quindi quando rinnovi per il soggiorno devi rinnovare la tessera sanitaria. È uno dei tantissimi problemi che abbiamo, anche quando uno studente qua straniero finisce gli studi, per iscriversi all'albero dei professionisti la strada è molto lunga e molto contorta rispetto ai ragazzi italiani. Questo è diciamo non è un bene per l'Italia. Semplicemente di essere una cittadina italiana al 100%, però mi sento sicuramente cittadina del mondo, non mi sento cittadina italiana e basta, mi sento, naturalmente parlo il russo, parlo l'italiano come mie lingue, penso tante volte in russo, tante volte in italiano, ma penso che sia una cosa del tutto naturale. L'Associazione Senegalese di Appo si occupa di sviluppare, di sensibilizzare la cultura africana, e nello stesso tempo anche loro organizzano qui in Ancona una serie di servizi di accoglienza per i loro
connazionali, che molto spesso potete immaginare che quando arrivano dal loro paese non abbiano dei punti di riferimento, quindi anche persone che loro direttamente non conoscono gli danno ospitalità e cercano di trovargli una situazione comoda. Passiamo agli attaccanti velocemente, così liberiamo il palco. Fulvio Iannucilli, Gioni Cladi, Gugur Edouard, Akida Rida che è marocchino, Santiago Antonio peruviano, Javo Salo Imane che è della Guinea, Stoia Lin che appunto è rumeno. Tutti quanti insieme, lo so che nessuno voglia, ma però è la classifica da sì tempo. Nord Africa. Vorrei dire una cosa, complimenti per questa regolazione, veramente una cosa che così si cresce le città, perché siamo veramente tutti cittadini. A me mi piace questa cosa perché veramente il futuro dei nostri bambini e dei nostri cittadini mi sa che vai avanti sicuro. Attraverso la concreta vita di tutti i giorni sia possibile costruire quell'Italia che può essere più ricca, non solo perché c'è appunto il Balotelli che segna, piuttosto che no, il grande, la Fiona May di una volta, ecco, solo allora sono improvvisamente italiani, ma siamo tutti quanti cittadini, per me prima di tutto del mondo, prima ancora che italiani. Poi anche italiani, ma perché diciamo la burocrazia ci dice che dobbiamo essere, però siamo tutti cittadini di questo paese e dobbiamo avere tutti uguali diritti. Grazie Lupo! Che ci ha portato l'impianto, che ci ha permesso di stare qui, parlare al microfono, ascoltare la musica e che anzi dopo annunciamo... Dopo questo momento, questo spaccato argentino, ci saranno i senegalesi e poi sul tardi chiuderemo questa bella serata continuando con la musica vai. Con la jam session di cui dopo Lupo vi parlerà, perché è tutta un'improvvisazione musicale in cui tutti possono partecipare con qualsiasi strumento, qualsiasi oggetto che produca un suono. Oggi abbiamo tanti obiettivi, vogliamo iniziare a vincere in campo perché ultimamente abbiamo vinto tante battaglie fuori, poi... Cerco elencato quello che abbiamo potuto far fuori fino adesso. Io mi fermo qua, se no divento bianco. Passo la parola al mister. Va bene, io quando ho accettato questo quando adesso mi ho chiamato per prendere in mano la squadra, ho accettato la sfida. Perché qui non si tratta di prendere ragazzi che sono cresciuti con la mentalità italiana, si tratta di dimostrare che 12-13 lingue differenti possono con l'unione riuscire a vincere dei campionati. Perché? Perché noi da questa esperienza riusciremo a tirare fuori gli uomini che loro, e gli uomini non hanno nazionalità. Io penso che purtroppo il razzismo c'è, esiste, noi dobbiamo combatterlo, però le forme migliori per combatterlo è dimostrare quanto il razzismo che si manifesta, che poi è quasi sempre nelle forme violente, ma è anche grave quando non è in forma così, diciamo, esplicita, no? Ma è giocato in modo subdolo attraverso tante forme quotidiane. È attraverso la vita normale di tutti i giorni, quando noi riusciamo ad essere, a dimostrare attraverso il gioco, attraverso lo sport, attraverso la scuola, attraverso le cose che facciamo tutti i giorni, attraverso la costruzione di un'amicizia, che il razzismo è semplicemente cretino. E va combattuto perché la cretinità va combattuta.